AgroRinasce compie 20 anni, 20 anni di grandissimo impegno, di lotta per la legalità, soprattutto sul tema dei beni confiscati. La cosa che la soddisfa di più, anche se è quasi impossibile chiederle una sola cosa. Ma in effetti, effettivamente, come detto, non c'è una cosa che ci soddisfa di più, perché 20 anni di attività, veramente ne abbiamo fatte tante di attività. Noi siamo partiti col primo bene confiscato recuperato nel 1999 a Casal di Principe, adesso ne amministriamo 156, quindi c'è un risultato che è evidente, eccezionale, che è frutto della sinergia di AgroRinasce con i comuni soci di Casal di Principe, San Cipriano, Casalesenna, Villa Viterno, San Marcinino e Santa Maria della Fossa. Ma poi c'è stato questo coinvolgimento massiccio di realtà del terzo settore, ma anche di enti pubblici e anche di enti privati, che hanno contribuito a una valorizzazione di un grande patrimonio di beni confiscati, e questo sia per finalità pubbliche che sociali. Ne parlavamo prima, ricordo un reportage che facemmo tempo fa sui beni confiscati, tanti anni sono trascorsi, in prospettiva che cos'altro c'è da fare? Ma adesso c'è moltissimo da fare, perché poi il patrimonio dei beni confiscati cresce a vista d'occhio, perché le confische aumentano e, devo dire la verità, diventa sempre più complicato, perché i beni diventano anche sempre più grandi, perché se pensiamo alle nostre prossime sfide che riguardano il patrimonio confiscato a Michele Zagaria o la Balzana, allora uno pensa veramente che ci sta molto da fare. Quindi diciamo che la sfida che noi abbiamo avanti è enorme. Ce la possiamo fare sempre con l'appoggio però delle istituzioni regionali e nazionali, senza le quali veramente riusciremo a fare ben poco, perché le difficoltà che hanno i comuni anche da un punto di vista finanziario è enorme. E non lo ammetterà neanche sotto tortura, ma gran parte del merito di questi risultati è anche suo, ha lavorato davvero tutti i giorni, è così che voto diamo, noi diamo 10 a Gianni Allucci. Ma no, Gianni Allucci sicuramente merita un voto alto, perché effettivamente durare 20 anni non è una cosa di tutti i giorni, però questo è un lavoro e un risultato che non può essere frutto di una singola persona, perché effettivamente senza la prefettura, senza le forze di polizia, senza la magistratura, ma poi senza anche tutte le altre istituzioni, certi risultati non si raggiungono. È ovvio che se tu sei un'istituzione credibile diventa tutto più semplice, questa è la verità. Quindi noi abbiamo avuto una capacità di spendere fondi comunitari come pochissime altre istituzioni pubbliche, questa la dice lunga anche sulla nostra capacità.